Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, parliamo di questa farsa dei 15 punti di Pirlo in adesione alla Juventus. Allora, partiamo dal fatto che, a differenza da ieri, non sapevo, ma quando c'è una penalità data dalla giustizia sportiva, questa penalità può essere o confermata o annullata, non ci può essere uno sconto di pena, quindi non può essere 10 punti, 9 punti, o 0 punti di penalità o 15 punti di penalità. Il fatto ancora è che non mi capacito come la Juventus possa aver fatto da sola le plusvalenze. Una squadra fa plusvalenze perché l'altra squadra da cui tu compri un giocatore o fate scambio di giocatori c'è. Mi deve dire la Procura federale e l'interista l'interista chi ne è, perché è interista. Su cosa si sono basati per assolvere le altre squadre? Poi, nel 2008, Milan e Inter erano indagate per plusvalenze. Sono state assolte perché non si possono stabilire i prezzi dei giocatori. Poi, a marzo 2022, la Juventus era stata assolta insieme ad altre squadre perché le plusvalenze non sono reato. E adesso, a gennaio 2023, hanno riaperto il caso con diverse squadre implicate. Tutte le squadre sono state assolte e la Juventus 15 punti di penalità. In base a cosa? In base a cosa? Il problema è che non penso che adesso il CONI vada contro la FIGC. Quindi quando la Juventus porterà le sue difese, io penso che il CONI dirà che la penalità c'è e la Juventus deve pagare questi 15 punti in classifica. A me non è che dà fastidio dei punti in penalità, perché alla fine se sono reato poi paga, ma non deve pagare solo la Juventus. O pagano tutti o non paga nessuno. E qui è il problema. Poi adesso c'è Ceferin, sta facendo il gallo, perché se anche la Juventus verrà condannata e non farà l'Europa League. E poi a marzo, quando ci sarà l'inchiesta Prisma, cosa faranno? Ci manderanno in Serie B? Ragazzi, io non lo so, ma comunque ricordate che la Serie A senza la Juventus perde la pila. Infatti quando la Juventus sarà in Serie B nel 2006-2007, la Serie B, uff, com'è salita di visibilità, e Serie A non la guardava più nessuno. Quindi state attenti, FIGC, Procura federale, prima di muovere i passi state molto attenti. L'unica roba che si spera è che il CONI veda che nella richiesta di queste penalizzazioni ci sia qualche problema di vizio di forma, di scrittura sbagliata. Ma io la vedo dura. E se il CONI non ci darà ragione, Juventus poi si affiderà al TAR del Lazio. E io penso che se il CONI ci darà torto, Juventus deve fare tutto, di tutto, di tutto per bloccare il campionato, perché è un campionato falsato questa roba qua. Ci sono squadre, se lo sanno, con 800 milioni di debiti, 800 milioni di debiti che fanno prestiti su prestiti con i bond, prestiti su pagare i debiti sul prestito sul bond, che è stata iscritta al campionato e non poteva iscriversi questa squadra, perché la squadra è messa veramente male, con debiti su debiti, sta facendo i soldi, chiede i soldi in prestito, poi devi pagare i debiti sul prestito che hai preso, poi prendi altri prestiti. Ragazzi, l'Inter è messa veramente male. E noi rischiamo di andare in Serie B, che siamo l'unica società in Italia che abbiamo fatto ricapitalizzazioni, non abbiamo nessun problema di essere iscritti al campionato. Noi. E poi il Napoli neanche indagato. Lo scambio di Osimhen con tre giocatori andati a Lille, che Lille non hanno neanche giocato. In Italia non hanno mai giocato. E su cosa si sono basati? Quindi queste plusvalenze non valgono. Ma.
Va bene. Ragazzi, aspettiamo massimo una settimana, ci sarà questo ricorso da Juventus, vedremo il CONI cosa ci dirà. E poi, se il CONI non ci darà ragione, andremo al TAR del Lazio. E noi dovremo farci valere questa volta. Basta, mi sono stufato perché questo è peggio di Farsopoli. Ci sono sempre in mezzo gli interisti perché chi ne è interista, guarda caso chi è che ha riaperto il caso. Quindi ragazzi, aspettiamo fiduciosi, noi continuiamo a vedere, a guardarci la nostra Juventus. Se volete, non abbonatevi più, fate il disabbonamento a DAZN, a Sky, a Amazon, perché queste squadre qui, queste società qui ci campano. E basta. Quindi ragazzi, che dire? Fino alla fine, forza Juventus, mettete un like, commentate e condividete. Ci vediamo al prossimo video e vedremo come andrà. Ciao ciao!